pensare che siamo di fronte non a una semplice vertenza, ma siamo di fronte a un problema che riguarda tutto il paese. Quindi per quello che ci siamo resi conto di aver fatto un atto eccezionale, non è normale discutere di crisi aziendali col Presidente della Repubblica, ma il fatto che abbia immediatamente dato questo incontro credo significhi che anche il Presidente condivida l'eccezionalità della situazione e la necessità che si trovi una soluzione in tempi rapidi, che significa quello di ripristinare, far applicare l'accordo che era stato firmato. Del resto si giunge proprio in questi minuti, mentre eravamo all'incontro, la notizia data ufficialmente dall'azienda ai delegati che è stata sospesa la procedura di spedimento. Questo è sicuramente un primo risultato importante, ma adesso non c'è tempo da perdere. Noi abbiamo chiesto al Presidente Conte e al Governo proprio oggi di convocare la proprietà, di convocare anche l'organizzazione sindacale, perché Mittal deve revocare il suo provvedimento e deve discutere al tavolo come si applica l'accordo che è stato firmato. Il Governo, per quello che ci riguarda, deve ripristinare tutte le condizioni legislative che c'erano all'atto dell'accordo. È il momento della responsabilità e credo che sia sotto gli occhi di tutti che la responsabilità oggi significa dare un futuro al Paese, e un futuro al Paese vuol dire continuare a essere capaci di produrre acciaio senza inquinare, senza perdere un posto di lavoro e senza più... perché questa è la condizione per continuare ad essere un Paese industriale degno di questi anni. Grazie.